Qua è uno dei due Duelist Brothers e bentornati in questo nuovo video e bentornati sul canale con un altro video unboxing. Vi sto viziando tanto perché sto portando tanti video unboxing e vi ho fatto già vedere che sono andato alla fiera a Montichiari, il Gardacon. E fate sapere sotto nei commenti se siete venuti anche voi. E ho fatto diversi acquisti, diciamo non tanti ma belli sostanziosi. Uno di questi è il Megateen 2017 con Yami Yugi e Yugi Muto in copertina. Davvero bello, un po' ridotto, un po' così, ma è l'ultima cosa che mi preoccupo. Perché ho acquistato questo prodotto del 2017? Vi starete chiedendo perché me lo sono perso. Semplicemente ho aperto solo un pacchetto, un mega pack di quello di Kaiba, perché ce l'avevo un mio amico, l'ho aperto, ho detto ma sì, con lui. Ma non l'avevo mai unboxato. Ho preso quelle di Yusei e di Jaden, come avete visto. Però queste me le sono completamente perse. Andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Questa Megateen di Yugi Muto e Yami Yugi contiene 3 mega pack della Megateen 2017, una carta rara segreta Mago Nero, 2 carte ultra rare Drago Proxy, Oggiara dei Desideri, un segna mostro ultra raro con Yugi Muto e Yami Yugi e 2 carte super rare, numero 71 Squalo Rebarian e Terra dei Sogni. Ogni mega pack contiene una rara segreta, una ultra rara, una super rara, una rara e 12 carte comuni. Dalle seguenti espansioni: Vittorie Brillanti, Illusioni Oscure, Invasione, Vendetta e Tempesta Furiosa. Vi dico subito che Vittorie Brillanti ce ne ho tante di carte. Tante, perché è una delle espansioni che ho aperto di più. Fatemi sentire il vostro supporto sotto questo video, che tra poco vi porterò l'unboxing del box diviso subito, diviso in due parti, perché si farebbe troppo lungo il video, 12 bustine in una, 12 bustine nell'altra. Fatemi sentire il vostro supporto e più like e più visualizzazioni vedrò questo video, più velocemente porterò sul canale questo bestione, il mio primo box in tutto che ho mai acquistato. È già aperto perché sono veramente un maiale, l'ho già aperto e niente, ho per sbaglio sbagliato a registrare, vabbè, comunque non ci sono problemi. Le carte sono tutte intatte, la tina è un po' così, ma come vi dicevo l'ho trovata a un buon prezzo, quindi non mi interessa, basta che ci siano le carte. Allora, partiamo subito con le promo, che sono davvero belle, con Mago Nero con questa artwork alternativa che abbiamo già visto in altre edizioni, però con questo pattern del Secret davvero spaziale. Poi c'è Drago Proxy Ultra, Giara dei Desideri, davvero bella come carta. Questo anche, ho anche il modellino, non so come si dice, l'action figure. Numero 71 Squalo Rebarian, anche questo davvero carino da avere anche nella mia collezione, magari dei numeri che tanto non sono tanti. Anzi, fatemi sapere anche sotto nei commenti se volete vedere la mia collezione dei numeri, perché è un video che porterei molto molto volentieri. E poi per ultimo segna mostro, davvero davvero bella, con dietro i segni egizi che si illuminano. Wow, questo è davvero uno spettacolo da avere ovviamente nel deck in caso giochiate segna mostro, in caso siano le partite. Ed eccoci qua, i 3 mega pack. In questo caso cederò e ne aprirò solo uno io e 2 li aprirà la mia ragazza. Io scelgo questo qua a destra. Parto subito io come sempre. Stiamo portando tanti video unboxing, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi sto impegnando tanto nel portarvi questi video. Partiamo subito con Lacrima Graziosa, Matrice dei Bug, Ride Raptor Booster Strix, Dino Foschia Spinos, Ride Raptor Lanius del Dolore, Bug Digitale Saldaragno. La rara è Retuono il Kaiju Colpo di Fulmine. Mamma mia che artwork spettacolare, davvero, con questo drago a 3 teste, tutto coi tuoni, bellissimo, mamma mia che spettacolo.
Mago Nero Toon! Che bello! Mamma mia, davvero carino. Il Toon è un archetipo che mi piace molto. Avevo portato anche l'unboxing dello Structure Deck Toon, se vi ricordate, di Speed Duel. Comunque, che bello! La Ultra è... Drago Divino, Sirf, Polvere di Stelle. Anche questo Polvere di Stelle io li adoro. Infatti il mio mostro preferito è Drago Polvere di Stelle, non a caso. Mamma mia! E la Secret è Virus Piena Forza. Andiamo avanti con Allucigenia Paleozoica, PSI struttura multiprocessore, impatto Criston, Cypher estraneo, giudizio fedele della luce, Criston Ametisti Verna. Nomi sempre impronunciabili da parte della Konami perché ha intenzione di finire lo spazio disponibile sopra i livelli delle carte perché... Non si spiega se no. Intanto vi faccio vedere cosa ho trovato io. Davvero bello, Mago Nero Toon, sono strafiero di averlo trovato, anche se magari non costerà un cazzo, però vabbè. Andiamo avanti col secondo. Speriamo che la mia ragazza sia un po' più fortunata, anche se questi pacchi li apro principalmente per la collezione. Potenziamento. Base Deskpot, Meraviglia Xyz, Treno Merci Pesante De Rigru, Artista Amico Tapiro Gonfiabile, Metalfosi Oricalco, la rara è Vento Perso. Andiamo avanti con Combinazione Metalfosi, anche questa artwork devastante, Contratto Oscuro con l'Entità, mamma mia! Navigazione magica immancabile nei deck Mago Nero. E infatti questa mi ha fatto patire le pene dell'inferno. Chris, se mi stai guardando, ti odio. Andiamo avanti. Paleozoica, mi rifiuto di leggerlo. Doki Doki, Dinomuscus Paleozoica, richiamo dello Shinobird, rara metalfosi Bismuth Marcia. Eldonia Paleozoica e basta, abbiamo finito col secondo pacchetto. Andiamo col terzo, anche se abbiamo già trovato Navigazione Magica e Mago Nero Toon. I pack mi stanno dicendo che devo farmi il deck Mago Nero per forza, perché è segno del destino, si vede. Artista Amico Fiondatore Extra, Matrice dei Bug, Kuben, carino. Artista amico Spadaccino della Vita, artista amico Conchiglia del Cancro, appunti arte Ninjitsu, la rara è Mausoleo del Bianco, davvero bella, anche questa per il drago bianco, fusione piena metalfosi, la pietra bianca degli antichi, immancabile anche questa in drago bianco che mi sto creando, e la rara è Drago Fusione Veleno Affamato, che è la rara, scusatemi, la Secret. Che è una delle secret più costose, perché l'avevo visto su Card Market, ed è una delle secret più costose, sono davvero contento. Bellissima, bellissima. Andiamo avanti con Sintesi del Super Soldato. Vabbè, Paleozoica. Andiamo avanti. Shinobird Corvo. Doppio Cypher. Fuoco Cavaliere Uniti. Criston Rion. E basta. Abbiamo finito. Con questi tre mega pack che ci hanno portato delle gioie davvero, 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 davvero interessanti. Adesso vi farò vedere il recapino senza le rare, perché tanto le rare non le contiamo. Poi, comunque, queste carte che ho unboxato qua e poi unboxerò anche nel box saranno oggetto della sistemazione della collezione. Con i soliti episodi, ho visto che vi è abbastanza piaciuto l'episodio, il primo episodio. Quindi sono molto contento e sono pronto anche a riportarvi il secondo e il terzo, perché il secondo l'ho già registrato, il terzo sarà con la sistemazione di questo e di Ipretetta Fulmine. Partiamo con Navigazione Magica Secret, Contratto Oscuro con le Entità,
Combinazione metamorfosi, drago fusione, veleno affamato, che è davvero qualcosa di indescrivibile. Mamma mia. Mamma mia, bellissimo davvero. Innamorato di questa carta. La pietra bianca degli antichi, che questa vista rivista anche su Duel Links. Fusione piena metamorfosi, virus piena forza, che è la nostra terza secret. Drago divino Sirif, polvere di stelle, che è la nostra terza ultra, e mago nero Thun, che è davvero splendido, che è la nostra terza super. Abbiamo finito l'unboxing. Io vi ringrazio di cuore di aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like al video e commentare se volete vedere l'unboxing di Iperattività Fulmine il prima possibile. Fate sentire il vostro supporto. E niente, io vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!